Buongiorno a tutti, io sono ancora nella mia camera, mi devo sbrigare, devo volare in università. In realtà tipo l'esame sarà alle 12 se non sbaglio. Poi vi spiego anche cosa hanno combinato con gli appelli perché ancora non hanno inviato la mail riepilogativa. Insomma, mi stanno facendo arrabbiare già di prima mattina. Se mi conoscete, se avete visto l'ultimo video, sapete anche che io negli esami scritti faccio Cagliere. Infatti sono così. Ho più ansia per questo esame rispetto a quello di cinema. Che poi per fortuna io non soffro d'ansia, quindi prendetele con le pinze le mie frasi. Ho più ansia, cioè o sono più in tensione, ok? Però vi giuro, cioè già sono andata in bagno due volte. Ieri sera sono stata sveglia fino alle 2 di notte. Infatti sono andata a dormire letteralmente con gli appunti. La cosa positiva è che dopo che faccio l'esame, che spero di finire intorno all'una, devo volare letteralmente in centro perché devo andare a comprare un sacco di cose che mi serviranno per il progetto di cui parlavo nello scorso video, che è una cosa top secret. Ho sempre sognato di dire anch'io questa cosa, non posso dirvela, no spoiler, letteralmente non posso dirvela comunque. E quindi devo volatilizzarmi di là perché domani inizio questo progetto, quindi a prescindere che l'esame vada bene o che l'esame vada male, io mi devo muovere. Ieri sera ho anche rifatto le unghie, anche per questo sono andata a dormire tardi. Sono passata da un rosso a questo invece color, non so come si chiama, borgogna? Boh, non so definirlo. Adesso però raga, muoviamoci perché sennò perdo tutto, perdo i mezzi, perdo il treno, perdo tutto. Oggi per fortuna ci sono tutti i miei amici, quindi siamo letteralmente tutti insieme, solo che l'unica ansietta è tipo magari qualcuno lo passa, qualcuno no, magari loro l'hanno già provato, quindi secondo me hanno studiato più di me perché l'altra volta l'hanno provato e hanno visto che era difficilissimo. Io invece l'altra volta non sono andata perché non volevo, diciamo, bruciarmi un appello, poi magari se volete vi spiego. La paura terribile, raga, perché io lo so. Io arrivo là, tutte le cose che so me le dimentico, tutte le cose che so si mischiano insieme e si uniscono e fanno solo una cosa. Io arrivo là e sparo tutte cretinate. Sono 64 domande in 40 minuti, voi mi dovete spiegare come devo farle. Per prendere 18 devo farne 36, giuste. Non trovo la tessera dei mezzi, io veramente. Ele, io vado! Io se non passo, sapete cosa faccio? Mi metto a piangere. Sto scherzando, non si piange per i voti. Siamo qui con la nostra ospite del giorno. Buongiorno. Special guest Francesca Romano. È proprio lei, Francesca. Io so che vi mancavo su questi schermi. Adesso stiamo andando a fare colazione, poi ripassiamo nel bar in cui stiamo andando perché la caffetteria era piena. E dopodiché torniamo a piangere. Annuncio importante, qui qualcuno è diventata zia. Zia! Io? Abbiamo la zia, abbiamo la prima zia del gruppo. Scusi, chi è la zia di Milano? Io, ciao Lucia. Lucia, che stai guardando questo video? Ieri Francesca ci ha intasato WhatsApp con i tuoi video e tutto. Non ho più studiato un cazzo, Lucia, questa notizia. Probabilmente hai rovinato un esame di Francesca, sei solo appena nata. Colazione con muffin, red velvet e cappettiello. Sono arrivati anche loro, siamo tutta ricca. Ci stiamo avvicinando al patibolo, ragazzi. Io sono... Come affronti un esame? Ad una cena di gala! Esame fatto e reazioni all'esame. Allora, è andato meglio della prima volta che l'ho dato, a cui ovviamente sono stato bocciato. Speriamo in un bel voto, lo scopriremo fra una mezz'oretta. Io ho pensieri contrastanti, perché in teoria se non sapevi le cose era meglio non metterle. Io ho deciso di metterle ugualmente anche se non le sapevo, tipo a vibes. Quindi o ho preso tipo meno 3, meno 4 perché le ho sbagliate tutte, oppure ho preso un voto decente. Allora, ho lasciato i miei amici e sto andando a casa di altri amici a pranzare. Tra poco vedrò il voto che secondo me hanno già pubblicato. L'unica cosa, io non voglio farmi condizionare qualora sia andata male, perché diciamo che le possibilità sono molto alte che sia andata male. Sono usciti i voti. Io ho la grande paura di non essere passata. Domino 18. E io non so che farci. Ho parlato con mia madre e mi ha detto di accettare il 18. Non lo farò. No, grazie. Brindiamo a questo 18. Buongiorno raga. Ho solo 24 ore e devo decidere se accettare o no il voto. Io al momento sono super indecisa. In questo momento, vabbè, mi vedete in una situazione accampata perché sono a fare quel progetto di cui non vi posso dire niente, ma che vedrete tipo a febbraio. Io non vedo l'ora di raccontarvi tutto perché mi sto spaccando alle risate. E poi ci sono anche delle retroscena carini che magari poi vi racconterò. Comunque, non è questo il punto. Come avete visto, ho preso 18 a questo esame, che è l'esame di neuromarketing, e sono super indecisa sul da farsi. Io solitamente i voti non ve li dico, però questa volta ho deciso di dirveli perché vorrei in realtà un consiglio anche da parte vostra.
vostra sul da farsi. Adesso vi faccio immedesimare un po' nella situazione in modo tale che possiate capire. In primis io lo potrei ritentare non il 30 perché avevo fatto male il calcolo, cioè avevo visto male la data, ma lo posso ritentare l'8 febbraio. Il 9 però avrei un altro esame orale. E già qui c'è la prima cosa che mi fa stonare. Seconda cosa, non è detto che io passi il prossimo esame, perché comunque è un esame scritto. Per le domande che ho visto erano cose che io sui file non avevo trovato per studiare. Comunque le avevo trovate ma scritte in piccolo, al lato, eccetera. Quindi un'altra cosa che mi fa dire evito di ritentarlo è magari mi è andata di culo, la prossima volta non mi va così bene e quindi il rischio di bocciare e poi mi resta il rimorso di non aver accettato il 18. Dovete capire che di questa materia tutti sperano nel 18, ok? Cioè io ho preso 18 e un po' ci sono rimasta, diciamo, male perché vorrei un voto più alto, ma soltanto perché è una cosa mia, cioè io non sono attaccata al voto in sé 18, semplicemente dico che secondo me potrei prepararmi meglio e rifarlo. Non ho avuto il tempo per studiarla al massimo la materia, ok? Perché l'ho studiata letteralmente in 5 giorni. Se io invece di 5 ne avessi avuti 15, sicuramente sarebbe andato in maniera diversa, secondo me, l'esame. C'è sempre la componente di fortuna che vi dicevo, però mi ci rode molto il sederino. Vi ripeto, non è per il 18 in sé, perché se io avessi studiato tipo 20 giorni, poi facendo l'esame prendevo ugualmente 18, io quel 18 me lo tenevo, perché sapevo di aver dato il massimo, o comunque di aver puntato al massimo. Questa volta invece ho dato il massimo, ma in pochissimo tempo, quindi per forza di cose il mio cervello non poteva apprendere tutto quello che c'era da sapere sulla materia. Ed è per questo che mi dà fastidio il 18, non tanto per il voto in sé, ma perché so che posso fare di più, che posso dare di più. Perché da un lato la parte razionale di me dice prendi e porta a casa, chi se ne frega dei voti. Dall'altra parte la parte emotiva invece mi dice no, perché non sei soddisfatta e poi ti ciro del culo per i prossimi 7 mesi. Ho davvero poco tempo adesso per accettare o rifiutare, perché hanno subito caricato i voti, quindi già sono sulla piattaforma ed ho letteralmente 24 ore. L'unica cosa appunto che mi spaventa è che è vicino ad un altro esame, però vi dico anche una cosa, il tempo c'è. Oggi che sto registrando questo video è giorno 24, io fino al 28 sarò un po' più impegnata qui a realizzare questo progetto, però posso anche riuscire a studiare un po' qua ed inoltre poi ho il 28, il 29, il 30, aspetta, 30 giorni a novembre, con aprile del 28, quindi 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 per studiare. Ok che sono due materie, ma i giorni ci sono. Altra cosa che mi fa dire lo ritento è una. Praticamente dopo lo scritto si può anche richiedere l'orale. Questa cosa io non l'ho fatta l'altro giorno perché non avevo studiato abbastanza bene da andare a sostenere un orale, secondo me. Però potrei farla la prossima volta, perché la prossima volta mi preparo in modo tale che anche se non dovesse andare bene lo scritto, io mi gioco l'orale. E come vi ho spiegato, io nelle interrogazioni orali vado molto meglio che nei compiti scritti, perché parli e tutto quanto. Poi raga, io non vi condivido per privacy gli esiti praticamente di tutti gli altri ragazzi, ma vi assicuro che c'è gente che prega per un 18. Cioè io ho preso 18 e mi sto lamentando, ma perché è una questione mia personale, come vi ho spiegato, non del voto in sé ma dell'impegno che ci ho messo. Ma i voti che sono stati presi durante questo esame sono stati assurdi. Io ho visto 3, ho visto 5, cioè 3 su 30, 5 su 30, per farvi capire la difficoltà di questo esame. In pochissimi l'hanno passato, ci sono pure stati 30, ma c'è stato tipo un 30 letteralmente, anzi 2-30 letteralmente, in tipo 80 persone, 90 persone che lo provavano, e un sacco di persone bocciate, tantissime. Questo perché anche l'essere riuscita a prendere 18 studiando solamente 4-5 giorni mi fa dire che ce la posso fare studiando di più a prendere un voto più alto, capito? Raga, non lo so, fatemi sapere voi cosa ne pensate, è la prima volta che mi trovo davvero così tanto in bilico. Io fino ad adesso non ho mai rifiutato un voto, mai rifiutato un voto, mai rifiutato niente, però questo me lo sento qua, proprio qua. Fatemi sapere cosa ne pensate, noi ci vediamo nel prossimo video dove magari vi aggiorno e se volete vi faccio anche il metodo di studio. E nulla, ciao!